Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle per valutare la situazione ambientale in Valle d'Ora. Nell'area si è infatti sviluppata negli anni un'estesa industria estrattiva, con alcune delle cave esaurite, adibite a discariche. L'assessore all'ambiente ha poi svolto una comunicazione sull'autorità d'ambito 3, che opera per l'organizzazione del servizio idrico integrato. In particolare la sua costituzione in giudizio in un procedimento amministrativo promosso da alcuni comuni del Torinese potrà avvenire non appena gli organi del lato 3 saranno operativi. Rita Taurino è il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, eletta dall'Assemblea di Palazzo Lascaris. Il garante svolge le funzioni di promuovere la conoscenza e la formazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza. È stato eletto il presidente del CAL. Si tratta di Stefano Costa, presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, proclamato all'unanimità alla guida del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte. Eletti anche i due vicepresidenti, Chiara Appendino in qualità di presidente della città metropolitana di Torino e Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo. Si è svolta il 26 ottobre a Palazzo Lascaris la cerimonia di insediamento dei nuovi membri del Comitato regionale delle comunicazioni. Il neopresidente Alessandro De Cillis e i componenti Vittorio Del Monte e Gianluca Martino Narciso. Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte. Ci troviamo ad affrontare un momento molto importante, ci insediamo in un Corecom che ha lavorato molto bene, sicuramente uno dei migliori in Italia, e quindi la nuova sfida è proprio questa, riuscire a ottenere ottimi risultati anche nel futuro. Proprio sul filo della frontiera, Europa dei diritti ed Europa dei muri, è il titolo del convegno che si è svolto al Centro di Formazione ONU di Torino, organizzato dal Consiglio regionale per i diritti umani in collaborazione con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Carla Rei, segretario generale AICRE. Parlare di migrazione, di fenomeno migranti è fondamentale perché questo tema sta mettendo a dura prova il processo di integrazione dell'Unione Europea. Noi rappresentiamo gli enti locali che sono i soggetti che affrontano in prima persona quotidianamente questa emergenza e che ci chiedono di iniziare a ragionare sul tema non solo dal punto di vista emergenziale, ma proprio per un'integrazione di medio e lungo periodo. Sono le nostre città che accolgono i rifugiati, i migranti, che devono dare loro non solo l'assistenza, ma anche cercare di integrarli nel tessuto, nel welfare cittadino, senza mettere in difficoltà quelli che sono i servizi che già devono dare ai concittadini. Migrazione e accoglienza sono i temi dell'11ª edizione del Festival dell'Oralità Popolare, che si svolgerà a Torino dall'11 al 13 novembre. Nell'ambito delle iniziative è inserita anche la collaborazione con la Biblioteca della Regione, Umberto Eco. Walter Giuliano, vicepresidente Rete Italiana della Cultura Popolare. Oggi ovviamente facciamo della tradizione un'attenzione particolare rispetto alle nuove culture che arrivano nel nostro paese, quindi questa edizione la dedichiamo in particolare all'accoglienza e alla riconoscenza, cioè al riconoscere l'altro da noi in questo momento particolare che sarà l'inizio di un futuro di multiculturalità e inevitabilmente di un futuro diverso. La mobilità di chi è alla ricerca di un futuro migliore per motivi economici, politici e di sopravvivenza è al centro della mostra Transitions, l'umanità in transito, in esposizione fino al 7 novembre al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.